Buonasera e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione regionale di ETV. Ricorre oggi il 10° anniversario della strage alle Torri Gemelle di New York. L'attentato di matrice islamica alle Torri Gemelle provocò quasi 3.000 morti e migliaia di feriti, una data che è stata commemorata anche nelle città dell'Emilia-Romagna. Questa mattina a Bologna una breve cerimonia ha avuto luogo nel parco intitolato proprio all'11 settembre. È andato per noi Massimo Ricci. La città di Bologna, nella storia recente più volte colpita da attentati e da stragi, ricorda le vittime dell'11 settembre 2001, quando per mano dei terroristi islamici negli Stati Uniti morirono 2.974 persone. Nel parco intitolato alle vittime di quell'attentato, in mattinata si è svolta una cerimonia di commemorazione alla presenza del sindaco Virginio Merola, delle autorità civili e militari e di una delegazione dell'Università Americana John Hopkins, che ha sede a Bologna. Virginio Merola, a 10 anni dalla strage delle Torri Gemelle, anche Bologna non dimentica, Bologna colpita da tante stragi, come sappiamo. Certo, abbiamo avuto esperienze purtroppo simili ed è un bene che la comunità bolognese, soprattutto dopo 10 anni, rinnovi la propria vicinanza al popolo degli Stati Uniti e insieme al Presidente Obama ribadisca che lottiamo per la democrazia contro il terrorismo. Non ci sono guerre di religione, non ci sono contrapposizioni politiche, si tratta di isolare qualcuno che vuole seminare solo terrore e violenza. Dopo 10 anni risultati notevoli si sono ottenuti nella lotta contro il terrorismo, per l'affermazione della democrazia. Una preghiera e un breve spettacolo hanno concluso la commemorazione. Un canto gospel ha ravvivato il ricordo e la commozione per quei momenti. La cronaca: è stato rintracciato in provincia di Reggio Emilia l'imprenditore bolognese Emanuele Rossano, scomparso da casa lo scorso 25 agosto senza più dare notizie a familiari e amici. L'uomo, figlio dell'ex prefetto di Bologna Giacomo Rossano, sta bene e ha detto ai militari dell'arma di essersi allontanato da casa per motivi personali. I carabinieri lo hanno individuato in un parcheggio di San Polo d'Enza, nei pressi del castello di Canossa, seguendo le tracce telematiche che aveva lasciato attraverso la carta di credito. Era a bordo della sua auto e a San Polo l'uomo è stato raggiunto dai familiari, che hanno ringraziato i carabinieri e tutti coloro che in questi giorni si sono prodigati per rintracciare Emanuele. È ancora cronaca: sarebbero due ex dipendenti delle ferrovie dell'Emilia Romagna e un loro conoscente i responsabili del sabotaggio ai danni di alcuni mezzi ferroviari nel deposito di Dinazzano in provincia di Reggio Emilia. I fatti risalgono alla notte dello scorso 11 giugno, quando alcuni sconosciuti misero in moto un locomotore per lanciarlo contro un convoglio in sosta. Non ci furono feriti, ma i danni furono molto ingenti in un primo momento. Si era pensato alla criminalità organizzata, ma i sospetti dei carabinieri sono poi caduti su 3 dipendenti delle ferrovie che si sono in seguito licenziati. Secondo i carabinieri, i 3 quella notte, dopo aver bevuto abbondantemente, avrebbero deciso di mettere in atto quella bravata. E cambiamo decisamente argomento, si parla di costi della politica a Reggio Emilia, in particolare quelli del Consiglio Comunale. C'è chi propone di dimezzare il numero dei consiglieri. Vediamo il servizio. Si discute sull'abolizione delle province, anche se sono in pochi a credere che avverrà così come annunciato, ma il dibattito si allarga anche ai costi del Consiglio Comunale. Insediatosi nell'agosto 2009, l'organo rappresentativo di Reggio Emilia si è fino ad oggi riunito 83 volte, con una media di una seduta a settimana. La durata media è stata di 4 ore, con la discussione di 75 mozioni, 140 delibere, 22 ordini del giorno, 224 interpellanze. Considerando la macchina organizzativa da una parte e dall'altra i gettoni dei consiglieri, ogni assise di sala tricolore costa all'incirca 5.000 euro. Senza entrare nella qualità del lavoro svolto, c'è ora chi propone un dimezzamento delle sedute e un accorpamento dei lavori. Donato Vena, dei Comunisti Italiani, Federazione della Sinistra, è sicuro che ne basterebbe uno solo ogni 2 settimane, circa 2 al mese. Basterebbe cioè raddoppiare la lunghezza delle sedute, dalle 4 ore odierne alle possibili 6-8 future, iniziando il mattino e modificando quelle che chiama le rilassanti abitudini dei consiglieri comunali.
Secondo un calcolo approssimativo, ma abbastanza attendibile, si potrebbero risparmiare dei 60 agli 80 mila euro annui di soldi pubblici. Stesso procedimento per le 6 commissioni consigliari che ora iniziano alle 18, terminano alle 20, trattando un solo argomento a seduta. Accorpandole anche in questo caso, il risparmio sarebbe considerevole. Certo, nel bilancio complessivo della gestione di un ente locale la cifra non è determinante per il suo risanamento, ma ogni strada che possa portare a un risparmio senza allentare le maglie della democrazia andrebbe battuta. La proposta intanto è stata fatta. E a Bologna il deputato PDL Fabio Garagnani chiede con un'interpellanza in Parlamento chiarimenti sulle affermazioni del ministro Matteoli sul Civis, il tram su gomma che tanto ha fatto discutere l'intera città. Vediamo l'intervista di Giuseppe Pilloni. Onorevole Garagnani, lei ha presentato un'interpellanza in Parlamento per chiedere chiarimenti sulle affermazioni del ministro Matteoli in merito al Civis. Ci può spiegare meglio? Sì, il ministro ha detto durante la festa dell'unità, o perlomeno al termine della medesima, parlando con i giornalisti, che ha molto di nutrire molte perplessità sulla continuazione di Civis. Ora, sulla base delle sue affermazioni, io ho chiesto al governo intanto di precisarne la portata, di dire di quali elementi dispone e, nel caso affermativo, di inoltrare alla Corte dei Conti un esposto preciso nel quale per danno erariale si citano gli enti responsabili di questa situazione, a cominciare dalla Regione, dal Comune e dalla Provincia, non escludendo nemmeno il governo medesimo, per eventuali inadempienze o mancata sorveglianza. Preannunciando che nel caso il governo omettesse di svolgere questa iniziativa, io me ne farò carico in prima persona presso la sezione giurisdizionale della Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti. A mio modo di vedere, i contribuenti nazionali ed emiliano-romagnoli e bolognesi nel caso in particolare non possono essere truffati per l'ennesima volta di fronte a un'infrastruttura significativa che ha provocato giustamente tante polemiche, che è stata programmata male e direi continuata peggio. Quindi lei chiede che qualcuno paghi in pratica? Io chiedo che qualcuno paghi, che qualcuno si assuma la responsabilità di decisioni insensate e di realizzazioni che lasciano alquanto desiderare, perché tutti sono scontenti e nessuno si dimostra padrino di questa operazione. Ci sarà pure qualcuno che ha la responsabilità piena della realizzazione, della definizione di Civis in quanto tale. E ora a Ravenna, per un grave fatto di cronaca, l'ha fermata con una scusa mentre lei rincasava in bicicletta e poi l'ha trascinata in un vicino giardino pubblico e ha iniziato a schiaffeggiarla, infine ne ha abusato dietro alcune siepi. La giovane, un'operaia di 31 anni, è però riuscita a dare l'allarme con il telefonino e quanto è accaduto, secondo le prime ipotesi, la scorsa notte attorno all'una in centro a Ravenna, dove i carabinieri hanno arrestato un romeno di 40 anni con l'accusa di violenza sessuale. La donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale e visitata. Secondo le prime verifiche sembra che due fossero conoscenti, ma ad avvertire il 112 è stata un'amica della 31enne non appena ricevuta la chiamata di aiuto dalla giovane poco dopo. La pattuglia del radiomobile, secondo quanto riferito dall'arma, nella zona indicata prima trovata a terra la bicicletta della vittima, quindi a poca distanza c'erano i due. E ora spostiamoci a Modena. Dopo i lavori di ripristino di Largo San Francesco, la piazza ha cambiato volto, presentate una serie di opere di riqualificazione frutto di lavori durante i quali sono stati ritrovati anche importanti reperti archeologici. Il servizio. A prima vista sembrano solo 6 eleganti cestini, in realtà nascondono nel sottosuolo altrettanti contenitori del volume di 3.800 litri ciascuno, che vanno a soddisfare le esigenze di servizio dell'area per un totale di 22.800 litri di volume. Ecco la stazione ecologica interrata da oggi attiva in Largo San Francesco a Modena. Qui è possibile conferire i propri rifiuti differenziati, carta, vetro, plastica, lattine, ma anche gli scarti organici. Questa è una normale stazione di base, solo che i cassonetti sono interrati, c'è una piattaforma che mediante un telecomando attivato dall'operatore del mezzo, il compattatore, raccolta i rifiuti, che precisa lo stesso mezzo che gira per raccogliere gli altri rifiuti, si alza.
Il cassonetto quindi si trova a livello del suolo e a quel punto è svuotato come un normale altro cassonetto. Con questo intervento, con l'eco shop che abbiamo messo in via Taglio, con il servizio che facciamo per tutti gli esercenti di raccolta di carta e cartone, la raccolta dell'umido che si è avviata in tutti i ristoranti, bar, pizzerie del centro storico e con il porta a porta che sarà l'azione a seguire per i cittadini del centro, riteniamo che anche il centro storico possa dare un contributo importante. L'opera è stata realizzata in stretta collaborazione fra ERA e il Comune di Modena, che ha colto l'occasione per avviare la riqualificazione dell'intera area. Contestualmente ai lavori per l'impianto, infatti, è stato avviato il progetto di riqualificazione della piazza. Le attività di scavo hanno portato a individuare parte delle antiche mura urbane. Questo ritrovamento si pone come elemento di grande valore nella riscoperta della storia della città e il progetto complessivo della piazza si propone di valorizzare gli invenimenti riportando in superficie il disegno del perimetro delle strutture medievali. Completeranno l'opera un camminamento sempre in ciotoli di fiume sul lato di Corso Canal Chiaro e l'integrazione dell'illuminazione esistente con tre nuovi punti luce. Sono già state collocate infine nuove panchine e fioriere per rendere più gradevole l'utilizzo di questo spazio urbano e favorire l'aggregazione e la vivibilità. E ci spostiamo ora nel Parmense, a San Quirico per la precisione, perché lo stabilimento saccarifero Eridania Sadam ha aperto le porte alle istituzioni per fare conoscere importanti innovazioni. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio. Dalla barbabietola allo zucchero fino all'energia elettrica, fantascienza, no, è quanto è stato realizzato a San Quirico in provincia di Parma dalla Eridania Sadam del gruppo Maccaferri, un impianto che sorge dalle ceneri degli abbattimenti dei tanti zuccherifici che non hanno superato le restrizioni imposte dalle direttive europee, un complesso avveniristico che da una parte garantisce la produzione dello zucchero appunto e dall'altra la produzione di energia elettrica. I motivi sono tre, come ho già detto. Il primo è di poter mantenere la produzione di zucchero in Italia rimunerando la barbabietola italiana correttamente. Il secondo è quello di poter trasferire e diminuire i costi energetici trasferendo ovviamente una parte di questa produzione allo stabilimento. Il terzo è quello di creare una filiera ulteriore, perché anche le biomasse legnose a fast rotation creeranno una filiera ulteriore a raggi corti, entro 70 km dal zuccherificio. E il quarto, a contribuire al raggiungimento a livello italiano dell'Emilia-Romagna quell'obiettivo 20-20-20 previsto dall'Unione Europea e negli accordi dell'Italia con l'Unione Europea, perché andremo a produrre circa 21 megawatt da fonti rinnovabili. Ma l'avvio dell'impianto non chiude tuttavia tutte le problematiche connesse alla produzione dello zucchero in regione. Bisogna dare prospettive allo sforzo che hanno intrapreso i gruppi industriali dello zucchero in Emilia-Romagna, bisogna che il governo onori gli impegni che ha assunto a suo tempo, ci sono 86 milioni che devono essere trasferiti a quel settore e in secondo luogo bisogna battersi in Europa perché anche dopo il 2014 ci sia riconoscimento delle quote produttive dello zucchero ai singoli paesi europei, noi non possiamo essere colonizzati da questo punto di vista dai nostri concorrenti. Bene, infine lo sport. Per la Serie A oggi a Torino il Parma ha perso contro la Juve per 4-1, il Bologna in trasferta a Firenze per il derby dell'Appennino ha perso per 2-0 contro la Fiorentina, nell'anticipo di ieri invece il Cesena ha perso in casa per 3-1 contro il Napoli. Per la Serie B, ieri a Bergamo il Modena ha perso per 2-1 contro l'Albino Leffe, mentre il Sassuolo ha battuto in casa il Cittadella per 2-0. Infine Lega Pro, prima divisione, la Reggiana in campo nel pomeriggio oggi contro il Monza, ha perso in casa per 2-1. Per tutti i risultati, commenti, le interviste, i filmati, rimanete sintonizzati sulla nostra rete. Per il momento è tutto, buona serata a tutti.